costare al paziente italiano sui 14 euro al grammo. Prima vi raccontavo che il massimo previsto per l'importazione e la somministrazione per 3 mesi, quindi 90 grammi, parliamo su tutto il territorio italiano di una forbice fra i 1200 e 1400 qualcosa di più euro ogni 3 mesi. Parliamo di persone malate che tante volte cambiano con la pensione di invalidità, quindi potete capire come sia difficile veramente rientrare nei canoni della legge, perché io tante volte magari ho la prescrizione ma non me la posso permettere. Scusa Fabrizio, ma questo anche se tu la ordini alla farmacia all'ospedale? La spiega al farmacia all'ospedale, farmacia italiana costa 45-50 euro. Quindi il minimo che ti possa costare è questo che Fabrizio ha detto. 14 euro al grammo, se no, mercato nero 10 euro al grammo, non si sa che cosa, se no, un seme costa 7 euro. Un seme. Un seme, e con un seme, se hai un minimo di pollice verde, un po' ci vai avanti. No, di questo stiamo parlando. Semi testati, non semi. Prodotti da ditte specializzate che commercializzano questo tipo di prodotto. La spiegazione che ho dato fino adesso, quindi la burocrazia che permette in tutta legalità di avere accesso al farmaco per 6 mesi su 12, nonostante sia una situazione assurda, è comunque il percorso migliore possibile nella nostra Italia di oggi. Perché, come vi ho detto, il decreto turco, giustamente a tutela del malato, prevede che il gradino fondante, l'anello forte della catena, sia la prescrizione del medico. Purtroppo nella pratica, dal 2007 ad oggi, invece la prescrizione del medico è l'anello debole, perché in Italia, ad essere ottimisti, oggi 30 marzo 2014, saranno, ad essere ottimisti, ripeto, una ventina di medici che prescrivono questo farmaco. Quindi, sì, una ventina, di tutte e tre. Quindi, se io addirittura non ho nemmeno la prescrizione, io non sono coperto dalla legge per 12 mesi su 12. Poi, se ho i soldi, la importo e ce l'ho per 6 mesi su 12. Quindi, oltre al problema economico e al problema fortissimo burocratico, c'è il problema che mi ha portato anche a scrivere questo lavoro, è il problema culturale. Perché la classe medica sulla quale si appoggia tutta questa infrastruttura legislativa è assolutamente non preparata, in buona fede dico ovviamente, ma non preparata a prescrivere questo tipo di farmaco, perché esula dall'ortodossia medica, no? È un'alternativa dura, ma se voi pensate, i futuri medici che oggi vanno a studiare all'università, che poi integreranno il sistema sanitario nazionale, nessuno di loro segue un corso specifico che si potrebbe chiamare aspetti clinici applicativi della canapa medica e aspetti legali per l'importazione. Nessuno di loro. E quindi questo vi fa capire che la legge c'è dal 2007 ad oggi, ma finché i medici non la prescriveranno, questa legge è bella ma rimane nel cassetto. Cosa succede la maggior parte delle volte? Il paziente si reca dal proprio medico, immaginate tra l'altro che è stato psicologico di imbarazzo, perché va a insegnare al proprio curatore come secondo lui potrebbe ricevere del benessere con una cura alternativa. Immaginate, quindi è un discorso abbastanza delicato. Di solito sono 3 le reazioni: o il medico si mette a ridere, si scoppia a ridere in faccia e ti bolla come uno pseudo hippie che si vuole curare con le piante, no? O si arrabbia, si innervosisce e ti dice: guarda che io non sono uno spacciatore, queste cose le vai a fare per conto tuo. E questo mi fa rendere conto di quanto sia ignorante in materia, perché altro che spacciatore, tu su una ricetta semplice volendo non potresti prescrivere questo farmaco. Oppure ti strizza l'occhio, ti dice: sì, lo so, sento dire, io però non mi prendo la responsabilità di prescritto. Se ti fa bene, curati. Allora, questo mi fa capire come la situazione sia molto delicata, perché un paziente che riceve una risposta del genere, a questo punto non dico che viene incitato a infrangere le leggi, però se lui si può ricurare, lì deve andare. Allora, perché i medici non prescrivono questo farmaco? Perché giustamente, non conoscendolo, non si prendono la responsabilità. Mentre all'estero, nel 2014, ci sono persone
classe media che ti sanno dire qual è la qualità giusta per la tua patologia, con che posologia la devi assumere. Allora adesso praticamente vi ho un attimo enumerato quali sono le criticità nel nostro paese per chi si vuole curare con questa sostanza, culturali, burocratiche, economiche. Andiamo velocemente adesso a, come dire, cercare di dare un po' di speranza, cercare di capire al giorno d'oggi come si potrebbero, no? Cercare di essere propositivi, cercare di capire come si potrebbero, volendo risolvere le cose. Allora, numero uno, bisognerebbe iniziare a produrre, lo Stato dovrebbe iniziare a produrre la cannabis in Italia, come lo fanno in America, in Canada, negli Stati Uniti, in Olanda o in Israele. Produce lo Stato. Aspettando che la comunità politica abbia la sensibilità di legiferare in questa maniera, si potrebbe innanzitutto fare un altro discorso. Capire a livello, per esempio, regionale della nostra Liguria quante sono le persone che attualmente importano, e sono poche, e cercare di fare un ordine cumulativo unico, in modo da risparmiare sui vari ordini, sul costo di importazione. Questo è il secondo punto. E a livello di istituzioni pubbliche, secondo me sarebbe molto importante che ci sia un lavoro di indirizzo, cioè la Regione Liguria che può generare come ha fatto, ma può soprattutto fare un lavoro di culturale, deve mettersi d'accordo con gli ordini dei medici e con delle circolari che a livello di ASL far capire che stiamo parlando non della luna, ma di qualcosa che è una legge dello Stato italiano da 7 anni. Detto questo, dico le ultime due cose. Beh, se ci saranno domande, tieni ben bene, poi parlare al professore Lincoln. Essendo lui medico, sicuramente più titolato di me a corroborare questo tipo di tesi. Le ultime due cose voglio dire. È molto il discorso della canapa medica ci mette in una situazione che per certi versi è molto stimolante, molto importante. Perché? Perché normalmente il paradigma dell'ambito sanitario è semplice. Abbiamo il medico sul piedistallo, senza connotazione negativa, però il medico e il paziente, no? Ok? Quindi io paziente aspetto che il medico mi curi, mi proponga una cura. Ecco, in questo caso invece, ed è qua che ci deve stimolare a riflettere, abbiamo il paziente che è quantomeno allo stesso livello del medico. Perché il paziente si sta curando da solo. Ora, il paziente negli anni sta supplendo a qualcosa che lo Stato non fa. Il paziente negli anni, curandosi da solo, a prescindere dalla legge, a prescindere dai medici e dalle loro prescrizioni, sta accumulando un sapere, pseudomedico, che è una ricchezza. Allora, quando si dovrà, poi meglio del paziente stesso, chi è che può sapere le condizioni e come una medicina reagisce sul corpo fisico, sulla salute. Allora, quando si spera che si creeranno le condizioni fertili dal punto di vista legislativo per le quali si possa legiferare con onestà intellettuale e con senno di che su questo argomento, sarà molto importante che questo sapere venga messo in rete, che vengano valorizzati questi pazienti che fino ad oggi invece volendo sono dei delinquenti, perché volendo questi pazienti che si curano a prescindere da tutto rischiano anche la carcerazione. E proprio per riconoscere la dignità di queste persone che a prescindere da tutto portano avanti una lotta solitaria per il proprio bene, ma quelli che hanno raccontato qua con la storia, anche per il bene di quelli che arriveranno, perché la maggior parte delle persone ha deciso, anche magari a livello anonimo, di raccontare la propria storia perché sanno che condividere la propria esperienza può essere un'arma che può forzare il cambiamento legislativo. Allora bisognerà riconoscere a queste persone il diritto di indipendenza di continuare a curarsi, come stanno facendo a prescindere da tutto. E se qualcuno di voi è probabile che possa pensare, ma come, ma non sarà pericoloso che un paziente si curi da solo a prescindere dalle leggi? Io dico, sarà anche pericoloso, può essere anche. Ma sono 7 anni e queste persone continuano a stare meglio a prescindere dalla legge e dai loro medici. Quindi, per onestà e per riconoscere la loro dignità di pazienti che si curano, bisognerà produrre cannabis in Italia, ma se io me la voglio produrre, bisognerà lasciare a loro il diritto di coltivarsi.
Ultima cosa, che spero di farvi riflettere molto con questo dato, in realtà, vi parlo dello Stato del Canada. Adesso nello Stato del Canada ci saranno probabilmente dei cambiamenti, però sono 10 anni, dal 2001 che è stato promulgato il Marijuana Medical Access Regulation, che lo Stato del Canada è un modello da seguire per quel che riguarda una legislazione nazionale che ha al centro il paziente, cioè noi dobbiamo mettere il paziente in condizione di avere questo farmaco tutti i giorni, come qualsiasi altro genere di farmaco. Allora, in Canada cosa succede? Il farmaco viene prodotto a livello statale, il paziente ha la libertà di produrlo. Se il paziente ha una malattia altamente invalidante, se non la vuole ricoltivare o per qualsiasi altro motivo, si può addirittura appoggiare associazioni terze che con la supervisione dello Stato coltivano, perché il paziente può decidere di avere più fiducia in un coltivatore che ha avuto degli ottimi riscontri in passato e quindi andare da questo coltivatore. Allora, in Canada sono la metà di noi italiani, si calcola che l'ultimo anno siano state 50.000 le persone che hanno avuto accesso a livello regolare. In Italia, da 6 anni a questa parte, ho chiesto i dati all'ufficio di stampa del Ministero della Salute, da 6 anni a questa parte le persone che hanno seguito l'iter che vi ho prima spiegato sono ogni anno 50. Quindi questo mi fa capire che se non metti il paziente all'interno, al centro, il paziente cercherà la medicina. Allora, io sono 50 quelli censiti legalmente. Quelli censiti legalmente. Mentre in Olanda in Canada sono 50.000 quelli seguiti dallo Stato. Quindi abbiamo 50.000 contro 5. No, 50.000 in Canada, che sono la metà di noi, contro 50 in Italia, che siamo intorno di noi. E vi do l'ultimo dato. Una stima del Center for Substance Abuse, il centro per l'abuso delle sostanze in Canada, nel 2004 stima che il 4% della popolazione adulta dichiara di aver ricorso alla cannabis per automedicazione. Il 4% della popolazione adulta sono un milione di persone, quindi in Italia la situazione non è differente, è come dire parallela. Se mettiamo il paziente al centro, il paziente cercherà la propria medicina seguendo il percorso. Io per adesso chiudo un attimo e come dire, possiamo andare avanti anche con gli altri interventi. Vi ringrazio dell'attenzione. Questo punto finale del malato messo al centro mi fa venire in mente tante battaglie che si sono fatte in questi anni in Italia, appunto di riconoscere la centralità del malato e non sempre questa verticalità che tu hai descritto così bene, per cui tu devi stare là e aspettare. Una cosa che vorrei chiedere a Franco Enrique, perché mi è venuto in mente mentre Fabrizio parlava, che anche voi quando avete cominciato con la Gigi Ghirotti con la morfina avete avuto dei problemi sì. Sì, e non c'era neanche la legge 2007 lì, no, via tutto, poi la morfina era già allora nel formulario terapeutico del Servizio Sanitario Nazionale. Però volevo fare una riflessione sulla prima cosa che ha detto Dentini, il confine, lui ha fatto una divisione netta tra droga e farmaco, non c'è una distinzione netta, c'è un confine molto 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 labile, perché il confine è tra l'uso e l'abuso, perché il farmaco elettivo per la terapia del dolore nei malati di tumore, ma anche in tanti altri malati,
che è la morfina o gli oppiacei in generale, sono farmaci, ma uno ne può fare abuso, può diventare tossicodipendente per l'uso della morfina o per l'uso di tante altre sostanze similari. E lo stesso è per la cannabis. È un farmaco, ormai è stato identificato, inserito nel formulario terapeutico del Servizio Sanitario Nazionale, del Ministero della Salute, è nella tabella 2, sezione B, delle sostanze stupefacenti psicotrope, quindi a tutti gli effetti è un farmaco. E poi, per tagliare la testa al toro, noi nel nostro organismo abbiamo dei recettori che sono delle toppe dove si mette la chiave. La chiave è il farmaco che noi usiamo per aprire quella serratura. La morfina ha i recettori, quindi se la natura ha messo nell'organismo dei recettori per quella determinata sostanza che è la morfina, che poi ce l'abbiamo anche dentro il nostro organismo, no? Noi abbiamo le endorfine, che sono morfine, perché noi abbiamo un equilibrio molto, molto sottile, nel senso che abbiamo una miriade di occasioni di sentire il dolore, anche per cose banali, però abbiamo anche le difese interne che sono le endorfine. Quando poi c'è qualche cosa di più forte che ci aggredisce, allora dobbiamo intervenire con delle sostanze estranee, quindi, ma comunque delle sostanze che vanno a colpire quei recettori, che sono i recettori mu, i recettori delta, i recettori K, che sono i recettori della morfina. E l'organismo si è dato anche, guarda caso, i recettori dei cannabinoidi. E quindi vuol dire che se ce li ha dati la natura, vuol dire che c'era un finalismo. Quindi questo per dire che la cannabis è un farmaco. Ovviamente è un farmaco che ha anche degli effetti psicoattivi e quindi può essere anche una. Quindi gli effetti che sono l'euforia, sentirsi lo sballo, per così dire, ma allora cadiamo nell'abuso, ma allora possiamo dire che anche il vino, anche l'acqua, che è sempre stato considerato da tempo dei tempi un alimento, no? un integratore alimentare, anche purtroppo dell'alcol se ne abusa e credo che vieta più vittime l'alcol che non le sostanze stupefacenti tipo morfina o addirittura la marijuana. Quindi questo per dire che il confine è estremamente labile, il confine tra droga. Gli inglesi non hanno una sola parola, drug, cosa vuol dire? Farmaco, ma droga è anche, e quindi noi lo traduciamo in due maniere, drug, farmaco e droga, però appunto il confine è l'uso o l'abuso. Detto questo, io ho una ancora limitata esperienza sull'uso della cannabis per la terapia del dolore. Perché? Non perché sono culturalmente contrario, ma per le questioni che ha detto fino a un momento fa Dentini, la difficoltà ad averla, ancora prima del 2007, quando la Turco l'ha inserita questa tabella. Era possibile comunque importarla dall'Olanda, non attraverso la ditta che adesso mi porta, che è l'ACEF, ma attraverso una procedura legalissima, attraverso la ASL. Bisognava fare una pratica abbastanza fastidiosa, ci volevano 2 mesi per poterla avere. Bisognava fare una richiesta all'ASL, l'ASL poi la inoltrava al Ministero della Salute italiana, il Ministero della Salute la inoltrava al Ministero della Salute olandese, insomma ci volevano 2 mesi.
E poi arrivava regolarmente dall'Olanda il farmaco